Già in corso invece a Piombino in questi giorni i campionati europei di sfide tra robot. Sentiamo Massimo Gherardi. Ancora una volta il futuro della robotica passa per Piombino. La città colpita dalla dura crisi dell'acciaio, che sembra non darle tregua, ospita fino al prossimo 25 settembre l'European Robotics League. 90 ore di gare tutte aperte al pubblico, a cui si affiancano conferenze, dimostrazioni, laboratori e giochi per bambini. IR Emergency vede robot di aria, mare e terra sfidarsi in uno scenario ispirato a un disastro, in particolare al disastro di Fukushima del 2011. La caratteristica è la cooperazione fra robot di diversi tipi, e solo attraverso la cooperazione di robot specializzati in varie attività si riesce ad avere una squadra robotica in grado di compiere con successo dei compiti complessi. Il catastrofico scenario, fantasticamente immaginato dagli organizzatori, laddove un terremoto causa il danneggiamento di un'ipotetica centrale nucleare, mette a dura prova 40 sofisticatissimi robot costruiti in varie parti del mondo, i quali via mare, cielo e terra cercano di salvare, fortunatamente solo per gioco, le persone rimaste intrappolate. Filippo è un veicolo sottomarino autonomo, quindi è un veicolo che una volta definito dall'operatore quella che sarà la missione sott'acqua viene messo in acqua per mappare un'area post disastro, ad esempio quello di Fukushima, e in questo caso dovrà verificare quali sono i danni provocati dal disastro stesso e riuscire poi a permettere i relativi interventi.